Le unità umane erano unità divise. Divisione al fronte, insomma, cazzo, valevano meno di zero quando ci addormentavamo ignoranti, sapendo più del glutamato monosodico che delle nostre famiglie. Ci bocciavano ogni anno alla scuola elementare della sopravvivenza base. Non bastava ascoltare la musica o i canti delle balene la notte, anestetizzandoci a vicenda a forza di botte. La conduzione familiare della fame conduce all'ospedale. La conduzione familiare della fame conduce all'ospedale. Ma l'ospedale non esisteva più. C'era solo l'industria sentimentale legata all'improvvisazione che avevamo messo su di noi. Passavano i pensieri sani a bordo dei bombardieri e si buttavano per aiutarci e sfondavano i pianerottoli delle case delle nostre Varsavia distrutte e cadevano male. Le unità umane che potevamo diventare restavano divise. Neanche il comunismo ci avrebbe accomunato. Eravamo rimasti soli, scavando trincee singole per combattere il canone Rai. Ma la grande massa anonima che lavora e produce ha cominciato a invadere le corsie. La grande massa anonima non muore mai. Con l'autoscontro abbiamo constatato da nemici che questo era l'unico modo per trovarci frontalmente. Ti ho detto che ti amavo fortemente. Prima non ci ricordavamo del giorno della memoria volatile, del giorno in cui ci eravamo incontrati, parcheggiati in corsia d'emergenza. Prima sottostimavamo l'esistenza. E io che volevo concentrarmi al 100% sui campi di concentramento, non ci arrivavo con lo stipendio. Arrivavo fino a te. Oggi è bello. Come gli altri non abbiamo il cervello. Le unità umane divise che eravamo, la grande massa anonima che lavora e produce ed eravamo, invade le corsie e fa luce per migliorare domani nelle fosse finalmente comuni. Casca il mondo, tutti giù per terra! È la fine della nostra guerra. Casca il mondo, tutti giù per terra! È la fine della nostra guerra. Casca il mondo, tutti giù per terra! È la fine della nostra guerra. Casca il mondo. Sparati! Tutti giù per terra. È la fine della nostra guerra. Casca il mondo. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti, e soprattutto mi affido alle vostre preghiere.